Vabbè, non perdiamoci in chiacchiere, tanto l'avete vista dalla copertina, ve la faccio vedere anche nel video. Sì raga, alla fine ho scelto lei, ho deciso di prendere una 4 cilindri perché era tipo il mio sogno fin da bambino e raga, a 18 anni sono riuscito a prendermi questa bestia. La dovrò pagare per i prossimi qualche anno, però questi sono dettagli che a voi poco interessano. È una ZX6R del 2008 e non è la versione 636. Devo dire raga che mi sto trovando veramente veramente bene. Beve abbastanza, però alla fine uno quando si fa divertire quei 20-30 euro in più dal portafoglio se ne vanno in confronto all'RC, però questi sono dettagli. Essendo abituato all'RS, alla fine siamo lì. Voi vi chiederete perché ho preso proprio questa moto. I motivi sono tanti e soprattutto perché ho venduto l'RC. Sinceramente volevo prendere una moto un po' più potente, mi permettesse di fare tanti chilometri senza avere troppi problemi. Non che l'RC non vada bene, però insomma magari si sta col motore sempre in tiro. Raga, guardatela voi, cioè è veramente bellissima. Poi con questi occhietti dolci dolci da bambina, non lo so, mi sono praticamente innamorato. Detto questo, non vi rubo altro tempo e vi lascio direttamente al video del raduno, che era praticamente tipo il secondo giorno che avevo questa moto, quindi direi prime impressioni a go go. No, in realtà non è vero, vi rubo altri 5 secondi e poi vi lascio veramente il video. Insieme allo sponsor di questo video ho deciso di fare un giveaway. Trovate tutte quante le info nel post che vi lascio nel link in descrizione. Per farvi capire, sto regalando un servizio fotografico dal valore di 400 euro. Fate un po' voi, io ci farei un salto. Vi lascio il video. Bellino. Che puzza. Che bello. E bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Finalmente il mio primo raduno. E raga, ancora non ci credo. Non so quanti siamo, non so quanti saremo. Spero tanti. Non lo so, l'ho organizzato comunque con poco tempo. Dietro di noi c'è Veronica col suo diucchino. E che bella la ninja. Mamma mia che bel sound. Ci voglio salire. Che bello. Ok, basta, basta, facciamo i seri. Sono proprio contenta. Guarda me, lo Troy. Sorella, mi sei sentita in colpa perché l'ho offesa. Bravissimo, Madonino. No, ti sto incoraggiando a fare una cosa che non dovresti fare. Male, fallo con me dietro. Ok ragazzi, siamo ufficialmente in ritardo, però è meglio così. Faccio l'entrata di scena. Arrivo nell'orario che era l'orario di partenza. Dimenticato che il raduno è di là, io sto facendo non so che tipo di giro. Che coglione. Ragazzi, buongiorno. Volevo fare entrare di scena, però mi sono reso conto che stava passando la macchina, quindi non mi sono potuto più fermare. Dall'RC al 636. È una bella differenza. Ok ragazzi, siamo tutti qui. Forse ci aspetta qualcuno alla seconda tappa e quindi dobbiamo andare alla seconda tappa. Ma carco la con queste gomme del cazzo parte subito sta moto, eh. Ovviamente ci dissociamo, eh. Siamo tutti? Ok raga, piccola tappa per cambiare le batterie e siccome non c'era nessuno a aspettarci al secondo punto d'incontro andiamo direttamente, bravi ragazzi, in galleria, fatevi valere. Radadadan! Lì ci ha fatto il chioppo un panigale V4. Lui? Un panigale V4, lì ci ha fatto il chioppo. Ah, bene. Ci sono dei ricordi che mi tengo. Sei grande ma ti chiamo ancora baby. Ho gli occhi rossi ma non te ne accorgi. Quando me vedo solo ieri sera. Era la mia motina, eh? Era. Ormai non l'ho più.
stato in cui non c'ero, anzi mi mancava più. Perché sei eccoci ragazzi. Ok raga, eccoci arrivati al punto di arrivo, il punto, la tappa finale, insomma, guardate quanti siamo. Mi avete deluso, pensavo meglio. Però vabbè dai, vi perdono se lasciate un commentino qui sotto. Aspettiamo gli ultimi che arrivano, attacchiamo le casse e inizia lo show. Ragazzi, qui ci tengo a ringraziare veramente tutti quanti i partecipanti. È stata un'esperienza bellissima, il mio primo raduno, cosa che sognavo da tanto, tanto, tanto tempo. Mi ricordo quando qualche anno fa guardavo io il video di Iannone che faceva il suo primo raduno. Ovviamente non è paragonabile, ma per me è stato qualcosa di importante. Una volta lì abbiamo iniziato a fare delle sfide, tipo la moto più lenta, la moto più rumorosa, la moto con più chilometri. E ho anche le registrazioni di tutto questo, però preferisco che rimangano tra di noi, tra i noi che eravamo presenti. Lentezza. E qua, no. Equilibrio. È il mio sport. Perfetto. Tengo ancora a ringraziare Service Power che ci ha dato lo spazio per fare questo raduno. E vi ricordo che è in corso il giveaway dove sto regalando uno shooting fotografico dal valore di 400 euro che verrà fatto da me stesso. E siccome abbiamo fatto la sfida della moto più rumorosa, dai, mi sentivo in colpa a non lasciarvi un po' di sound. Non a volume troppo alto, mi raccomando, e vi faccio sentire un po' i motori cantare. Ok raga, siamo giunti ormai alla fine di questo video, ci tengo a ringraziare infinitamente Service Power, che sarebbe l'autolavaggio, che ci ha praticamente ospitato in questo spazio, e anche la pompa di benzina, è lo stesso proprietario, a tutti i ragazzi che oggi hanno partecipato, sono stati 20-30 moto, non lo so, e quindi grazie di cuore, vi invito ad iscrivervi, a lasciare un commentino qui sotto e fatemi sapere cosa ne pensate, se siete di Roma magari lasciatemi Instagram, vi riseguo, organizziamo qualcosa insieme, e noi come sempre ci vediamo al prossimo video.